la poesia che senti e che ogni volta ti resta, è quella che ti alzi al mattino e sei felice di alzarti. Ma devo spiegare una cosa fondamentale. Da insegnante se non ti mette due, anche due non lo mette più nessuno, comunque prendi un cattivo voto. Quindi uno va a scuola perché così la mamma può fare il resto, può lavorare. Sto aspettando ancora qualche secondo per entrare proprio nel clima di questo incontro, ancora accennato, che è quello con Giovanni Renzo. Io pregherei di applaudire. Che mi ha fatto importante nella mia vita, perché mi ha fatto ricominciare a scrivere, su indicazione di una persona, un'altra persona, che anch'essa pianista un tempo, che mi aveva fatto ascoltare parte del video, mi aveva indicato guarda quello, guarda questo, guarda che devo guardare tutto. E io sono entrato e appena ho sentito la musica di Giovanni Renzo mi è preso un'allucinazione, perché non era la musica che mi aveva salvato la vita come quella di Andrea Guerra o come quella di Antirse, era una musica sempre diversa, che passava dalla lirica alla musica da film. Jazz, e che jazz, cosa pazzesca. E poi arrivai alle stelle e io che non avevo più visto nessuno correre verso le stelle, così ho incontrato anche Gianluca Masi, che è uno che naviga, cioè dice dove vado stasera? Su una costellazione probabilmente, invece di andare da Vespa vai in una costellazione. Che cazzo ci fai in una costellazione? E poi cambia costellazione così, come Giovanni Renzo. E io questa sera voglio ringraziare per essere qui, un po' stretti, un po' diversi, e quindi man mano, non è che voglio essere lungo per annoiarvi, ma man mano ecco che arriva Cinzia, perché come posso cominciare senza quella donna che c'ha il negozio di mutande qua vicino, che appena mi ha incontrato ha detto facciamo delle cose in piazza. E così abbiamo invitato Monica Vita, abbiamo invitato... Ma questo è l'incontro che mi ha cambiato la vita, perché sono stato abbastanza male, poi a un certo punto arriva questa musica, non lui, siamo abbastanza timidi, io e lui ci stiamo vedendo coraggio a vicenda, arriva lui che l'anno scorso a Taormina Arte aveva incontrato un mio grande amico che voi avete incontrato e che incontrerete il giorno 15, così vi dico tutto, che è Arnoldo Foà, di cui c'è Orsetta qua, la figlia di Arnoldo, ma forse anche figlia mia, oppure mia nipote, visto che Arnoldo è figlio mio, come ho detto, e forse la nipote. E poi in tutto questo caso di movimento che ho cominciato a fare, incontro una ragazzina che aveva 17-18 anni e che poi, siccome una donna che cosa mi dava le cose, l'ho dovuta, lei mi ha abbandonato, perché per evitare, insomma, aveva 17 anni, io già ne avevo 80 e quindi abbiamo fatto delle follie insieme che sono andate bene, però spero ancora così. E quindi si è creata una sorta di famiglia senza contratto. Per sicurezza, però noi la prossima settimana, così vi dico tutto, abbiamo preso un grande avvocato penalista, così se qualcuno fra di noi si ammazza avremo un meno malazzita. Quindi vi ho parlato, vi ho detto di tutto, a modo fare manca il centro. La prossima, la settimana ancora, il programma lo potete vedere su internet, sarà un'altra pianista e così sarà meno preoccupante, meno preoccupante di Giovanni Renzo. Allora, io volevo citare, e intanto dirvi, perché poi uno sbaglia, cioè, se ve lo portate a casa e vi succede quello che capita a me, finisce che voi cominciate a scrivere meglio, ammesso che lo facciate, o cominciate a scrivere se non avete mai scritto, oppure cominciate a vedere le stelle. Dice l'innamorato mi ha lasciato, dice Karen, e vabbè che te ne frega, tu te ne vai sulla luna e ne trovi un altro, perché forse sulla luna lo trovi sicuramente sulla luna. Allora, se la luna c'è, anche ora che... Ciao Caterina, si dice Caterina da Catania, come arrivo? Dunque, ti prende l'autostrada che era di Messina, no, dice Caterina da Catania, ma che sto a Roma, e quindi così, e poi concetto dalla punta. È straordinario che stiamo riuscendo a fare volare di più, rendere un certo turismo, dovrebbe darci dei soldi in ogni caso, perché stiamo vedendo. Allora, comunque, di questo adesso andiamo alle cose serie, perché mi pare che l'orario si è fatto. E allora, questo è l'ultimo DVD, come se tu avessi fatto, comunque l'ultimo che contiene un DVD, così si dice, che è Atlas Celestis, che alcuni di voi, hanno visto al Planetario, dove poi dirà
Gianluca Masi, che non è un astronomo, un astrofisico, un astro, insomma uno che passeggia sulle stelle, non lo sa, infatti, ma non l'ho capito manco io, perché giustamente si fa una bella presentazione. Io per dirvi questo, adesso lui partirà subito dopo di me e quindi inizierà questo viaggio. Se avete, spegne cellulare, soprattutto poi quello che dice spegnete cellulare, chi sono il cellulare, cioè giusto, quindi controllate che il mio sia spento, perché mi sono le fine di verde che non fa. Allora vado alle parole pochissime di Carlo Sagan, uno che sì era un fisico, un matematico, uno scienziato, ma era anche uno che amava la poesia, e queste parole sono molto di più, queste due righe, di quello che vi ho detto io. Per creature piccole come noi l'immensità è sopportabile, l'immensità è sopportabile solamente con l'amore. Pensate, siamo delle formichine, e allora tutto è l'amore che non si insegna, l'amore che non si impara, l'amore che non c'è. Thank you.
Thank you.
qualche minuto. Questo comunque voleva essere un omaggio a tanti oscuri musicisti che tanti anni fa inventarono il mestiere del compositore di colonne sonore, musicisti di cui non è più rimasta traccia. Molto spesso erano orchestrali che per arrotondare lo stipendio la sera andavano a suonare, accompagnare film muti nei cinema fino agli anni 20. E purtroppo di loro non è rimasta traccia, però sono i precursori di quel lavoro che poi ha portato a nomi grossi che noi oggi conosciamo. Abbiamo la fortuna di avere un compositore come Ennio Morricone, altri come Nino Rota, ma comunque altrove ci sono grandissimi compositori di musica da film. Però derivano tutti da quegli oscuri pianisti, orchestrali, violinisti che suonavano nei locali quando il cinema era muto. Allora questa... che gli battiamo le mani? Questi incontri che abbiamo iniziato questa primavera avevano la caratteristica di unire arte, nel senso pittorica o di fotografia, musica. Mancava il filmato perché chiaramente siamo un po' più stretti, gli è arrivato. E a proposito dell'arte, io vi ricordo che sono esposti, anche sono talmente bene che non si capisce che c'è una mostra, anzi due. Una di Giovanni Ingrassia, che è un pittore con il quale l'altro ieri, credo a Lecce, abbiamo inaugurato una biennale, che è qui presente. Ieri stavamo... certo, dovevi fare il ringraziamento a non finire, ma siccome non c'è nessun politico li posso fare chiaramente a quelli che sono intervenuti. Però non la finiamo così, perché siccome ho fatto un grosso torto a Orsetta, nel frattempo che io dico tre parole, tutti un'altra, che lui ti farà la suite sotto, e concludiamo sempre con la musica, perché nel frattempo che girano. Allora, dicevo, Giovanni Ingrassia è esposto e esporrà fino a Natale, e poi il nostro Fabio Mariani, che c'ha in maniera permanente uno spazio qui, perché è un ragazzo che da quando ha aperto la libreria, quindi adesso ha 27 anni, ha aperto la libreria 16 anni fa, quindi era piccolo e ci è rimasto fregato, così come qualcuno che mi aiuta da tanto come Marco Tesoriero, e sì, ringrazio insomma quelli che sono venuti. Vi ricordo soltanto che noi li conosce tutti ormai, perché questa la dedichiamo alla Francesca, che c'è come la luna. C'è la tua Francesca, che non è potuta venire, che sarebbe tua, e la non mia Francesca, che invece c'è. E quindi è come la luna, c'è, che non c'è. Insomma, è sempre così la vita. E comunque, per concludere in qualche modo, tu nel frattempo mi vieni incontro. Io vi ricordo, la prossima settimana parliamo di delitti. Quindi se avete qualcuno da volete assassinare, c'è Nino Marazziglia che vuole dare qualche consiglio. La settimana, cioè poi l'uno di dicembre, mentre tutto crolla, state attenti, piuttosto quando uscite piano piano, guardate i quadri lentamente. Sì, vabbè, poi sarebbe lungo il discorso, perché se io commetto un delitto, non so, vado da Vespa, ma finisco in Parlamento pure, capite? Mi fanno senatore a vita perché l'ho tolta. E quando siete pronta mi toglie la parola, stavolta non ti faccio fischiare. E dicevo, l'1 dicembre, mia figlia, l'1 dicembre, mazza che alta che l'ho fatto, ma perché mi metti i tacchi ogni volta perché sei con me? Perché così sei orgoglioso quando... di avere una figlia così alta. Capito? Se si esce con quella comica, finisce che spasciano tutto, tirano i fili per te. Se invece con la tenerezza con la quale abbiamo cominciato, se ci esce lentamente e ce la portiamo dentro nel cuore. Bene. Io spendo questo già. Qualche volta il pensiero vola, spesso ma è raro, a volte non paga il biglietto d'ingresso, a volte è rubato ad altri, raramente traspare, per paura, quell'identica paura di ferire senza far parte dal complotone. Il pensiero uccide, più delle parole che, come quelle di un amore usato, straziano la carne, ma ancor più il cervello.
ancora mi domando se io sono sempre io davvero, o sono quel pensiero che incatena il mio vivere al dolore d'altri. E canto, e scrivo, e piango, guardando me allo specchio, sempre domandando se il sangue che mi hanno modificato non abbia purificato il mio cervello. Non so chi sono, ma certo altro sono stato, ferito con feroci menzogne, a pugnalare ogni passo e carezza. Ebbene sì, anch'io ho ricevuto fiori, ma dietro c'era ben nascosto un gran dolore. Insomma, se le leggessi io, quindi grazie a loro perché mi hanno riportato un po' più vivo di prima. Grazie, buona serata. Vediamo con il numero di Carlo. E come si fa nei. Da comica. È stato veramente un onore per me registrare questa bellissima poesia con la sua musica. È stata la mia prima esperienza di registrazione, quindi veramente volevo ringraziarli tutti e due per questa grande emozione. Ci gireranno le spalle, avremo il set che ci ha detto sta cosa, no? Ragazzi, voi potete continuare a restare, noi ce ne andiamo. La coppia vera è questa. A questo suono si aggiungono una voce e delle parole. Anche ora che la luna, a che serve se quando tu c'eri, era già andata via? Anche ora che la luna c'è, non ci sei tu, e mi domando se anche le stelle giocano con te, come te. E ancora mi domando se nella terra dove sei voluta andare, c'è la stessa luna e lo stesso mare. Anche ora che la luna torna, tu forse se tornerai, tu ritornerai diversa, non sarai più con me, che non ho luce e non ho stelle in universi andati. Avevo speso i miei pensieri tutti per te, e non ne trovo altri. Cerco invano, prima che la luna torni, mentre non ci sei. Non ci sei più, e mi chiedo se la luna ha trucchi e inganni, se ha complici o tiranni d'amore, quella luna che non c'è. Seduto davanti alla soglia e tu a guardare altro cielo, altro mare, dove la luna che è qui non c'è, lì c'è.
due epoche diverse, due specie di infanzia si incontrano, due di Messina, due di Catania, dove ci incontriamo nella rete, dove spesso i ragazzini chattano e spesso si fanno incontri straordinari. Quindi internet come alternativa alla bruttura, alla schifezza, alla monnezza che ci danno tutte le televisioni, adesso le scuse, stanno gittando più un secondo di notte, in modo che non si vedono i bambini con i fucili armati. In questo disco ho scritto diverse cose. Una l'abbiamo affidata, moltissime l'abbiamo affidate, a Ossetta Foà, che come dice lei col cuore, l'ha letta e la legge adesso. In diretta è lunga, quindi facciamo un applauso. Nasceva il mondo, tenero bambino, feroce assassino. Nasceva stordito, guardava attorno a sé, dove era la luce. Nasceva il mondo, e anch'io, ma tu, no, non c'eri ancora tu. Credevo sognare, guardavo perduto animali sguzzarsi fra loro. Una musica dolce sembrava, un pianoforte che già c'era, tu ancora no. Nasceva il mondo, guardavo le stelle e la luna, parevano piangere per quelle stragi l'uomo sotto commetteva. Com'era possibile? Nascevo io e i popoli si massacravano, tu ancora non c'eri. Si inventavano i giochi, si illuminavano le strade, arrivavano inglesi, americani. Il jazz sostituiva il flamenco. Ricostruivamo strade e case, si spazzava la cenere a tonnellate. Nasceva di nuovo il mondo, tu ancora no. Nasceva il mondo, l'amore con me. Lasciavo case e nonni. L'Etna ricopriva ancora di cenere appena spazzata le città, anche la mia. Tu non arrivavi. Sbrigati, che è tardi. Come farò se no ad amarti? Se tu ancora non arrivi. Eppure si lasciavano dietro ricordi di vite bruciate. O soltanto uomini e donne e bambini in cerca di cenere. Per riavere qualcosa che era andato perduto. Ma tu dov'eri ancora? Suonavo per te, in attesa di te. Anche ora che la luna non c'è, le note di piano prendevano strade e colori, coprivano il grigio del mondo, arrivavano stelle con ancora più luce. Appena bambino qualcuno mi disse, aspetta ancora un po'. Studia le note, arriverà anche lei, ci sarai anche tu, ma tu ancora non c'eri. Ed io, già vecchio di 100 anni, nel 1962, già ci pensavo, tenendoti stretta, in silenzio, un silenzio di note sfiorate di dita, che andavano, volavano per rendere dolci l'immane tragedia che uccideva milioni e milioni di persone, così, per fare cenere e per riscaldare. Nasceva il mondo, io, perché nascere se tu ancora non ci sei? Sarà tardi, troppo. Sarà ormai troppo tardi, sarò cenere anch'io quando tu arriverai. Si spezzeranno dita con la voglia di suonare, ma io ci sarò, ombra, magica, per te. Io ci sarò sempre ad amarti, a tenerti le dita fra le mani.
quando il mondo si spezzerà, e luna, e stelle, e cielo andranno via, e noi con loro, per sempre, e saremo solo cenere. Sì, 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 però sì. Spero solo si sia sentito. Brava! Sì, sì. Non so se da buon siciliano anche lui, Giovanni Renzo, nello scrivere questo disco che chiamiamo Infanzia, poi sono moltissime altre cose che ho scritto, sempre le sue. Adesso per stare meglio, per non tenterò di leggere io, perché sono stato rimproverato ieri da un nostro amico Bevilacqua, che ha detto: ma che se ne frega dei grandi attori, cioè, devi essere tu. La gente vuole, non vuole sapere quello che hai fatto, ma vuole sentire la tua voce. Però premetto che molte persone che aprono il blog mi fanno i complimenti per la mia bella voce, anche se c'è scritto Arnoldo Foà, che confondono con Fo, con Foà, insomma, è incredibile, ma è così vero, e mi fanno i complimenti sulla voce. Quindi, affinché voi non facciate più complimenti sulla voce, volevo dire... Sentirete la vera voce. La vera voce, la vera voce, che è sempre più... vabbè, stavolta lo... Grazie. Infanzia. No, la vera voce, nel senso che solo gli amori che non si completano durano tantissimo. Quelli che si completano hanno bisogno dell'avvocato. Qualche volta può essere un civilista e qualche volta un penalista. Quindi, detto questo, l'amore che non... Guardami nella notte. Guardami nella notte, il cuscino, il tuo ventre che mi contiene. Non voglio più sognare l'amore, sfinirmi con l'ultimo fiato, gridare infine per una volta ti amo. Un contatto sublime la tua gonna bianca e il tuo ventre. Poggio alle ginocchia levemente le mani e trasalgo nel coraggio di una breve salita lungo le tue gambe. Ti sfioro l'inguine mentre i tuoi occhi increduli e cupi fuggono da ogni parte sentendomi sconosciute. Ti sfioro il seno, mi sembra rimanere incatenato dentro. Ogni notte rivedo il mio percorso, il mio peccato, ed è tempo lungo, molto lungo, dei ricordi, del tempo breve, troppo breve. Mi sembra così di tenerti, mentre tu hai solo sfiorato il mio braccio, come a chiedermi di proteggerti da me, per sempre. Dicevo poco fa, forse anche a Gianluca Massi, che lui ha le idee più chiare di me, che non è colui che mette delle righe una appresso all'altro, che può definirsi poeta o quello che dipinge. Forse è un violinista che studia 8 ore al giorno, sì, fa fatica, ma è il poeta che manco c'ha più la penna, perché lo fa col computer che mette le righe, come diceva Arnoldo, una presso l'altra, e dice poesia. Il poeta è anche quello che non ha mai scritto una riga, che vive però da poeta. E così introduco Gianluca Masi, che appunto per la simpatia, per quello che gli passo, come si dice, il testimone o il testimone, e che lo sa, il testimone parlando di avvocati, il testimone è meglio di no, perché sembra sì. Allora, no, lui introdurrà brevemente il secondo, e la pregherei di alzarsi, certo. Professore, perché con un, e poi vi pregherò, mi hanno impiccato queste cose, queste mollette da biancheria, questo è il microfono. Perché poi spegneremo le luci, mi raccomando, se avete già buoni i libri
soprattutto questi, questi comprateli. Questa sera facciamo 2,25 anziché di più, cioè faccio la parte dell'ambulante in questo momento, perché se lo portate a casa sicuramente ve lo potete sentire. A chi ne compra 10 gli diamo lui in omaggio per una settimana. Bellissimo, non ti conviene. Buonasera a tutti e ringrazio in particolare Beppe, ringrazio Giovanni anche per l'invito e l'occasione per dire qualche parola. Io mi sono trovato per caso impigliato in questa opera straordinaria, come la giudico, come la ritengo, perché vengo da tutt'altra parte. Io di formazione sono un fisico, un astrofisico, la mia attività consiste nel tentare di dare un senso ai fenomeni che avvengono da qualche parte nell'universo. Ma nel 2004 mi scrisse una lettera, come la chiamo io, per posta elettronica, ma non la chiamo email perché toglie tutto il senso probabilmente. Mi scrisse Giovanni Renzo, il maestro Renzo, che mi proponeva una sua idea, che aveva già davvero sviluppato anche da un punto di vista musicale. La sua era, come dire, l'intenzione di conoscere, se volete, il punto di vista di uno del mestiere. Voi potete ben capire che al di là del fatto di occuparmi di stelle, il mio parere poteva essere quello di un appassionato qualunque, di una persona che non fa musica di mestiere, ma che la musica ama, a dire la verità. Da lì è iniziata una grande amicizia. Io ho avuto il privilegio, mi permetto di dirlo, di seguire Atlas, non dico dal momento in cui è nato, perché dicevo, quando Giovanni me l'ha raccontato, me ne ha proposto alcune tracce, aveva già del materiale, ma per me averlo visto nascere nella forma attuale, aver avuto, come dire, il privilegio di poter dire qualcosa anche nelle pagine di introduzione del libro per riallacciarlo alla parte astronomica, è stata per me, dicevo, un privilegio ma anche una grande emozione. Perché io non dimenticherò mai, non smetterò mai di ripeterlo a chiunque mi chieda magari qualche considerazione riguardo il cielo, che l'universo, ancor prima che essere un luogo di scienza, la più estrema, non dimentichiamo che l'universo è lontano dai nostri sensi, quindi noi non abbiamo modo di mettere le mani nel laboratorio chiamato universo. E questo già rende indubbiamente l'astronomia, l'astrofisica e la cosmologia una scienza, se volete, super partes, perché chiama tutte le altre discipline a tentare di mettere ordine, di dare spiegazioni. Ma proprio per questa sua, devo dire, innata suggestione, l'astronomia è molto vicina alle arti. Se lo dicessi io potreste probabilmente dubitarne, ma basta semplicemente sfogliare i secoli e accorgersi di tantissimi punti d'incontro tra artisti di qualunque tipo, pittori, musicisti, tanto per rimanere in ambiti che abbiamo citato, e l'astronomia. Questo dialogo, questo rapporto si perde, direi, nella notte dei tempi, e ha dei capisaldi e delle colonne robuste, come lo stesso Keplero, come lo stesso Bach, come altri musicisti che dal 600 ad oggi hanno ribadito l'attenzione dell'arte, della musica in particolare, alle stelle. Mi viene in mente da pensare anche ad altri tanti pittori, penso a Giotto nel 1304, quando affrescava la cappella degli Scrovegni a Padova, diede le sembianze di una cometa all'astro di Natale. Forse nessuno lo sa, ma se noi oggi simboleggiamo astronomicamente il Natale con una cometa, è Giotto che l'ha fatto per la prima volta. Ovunque si legga dell'astro natalizio nei Vangeli non si parla mai di cometa, quindi noi oggi riproponiamo questa suggestione di Giotto, perché lui aveva visto la cometa di Halley l'anno prima. Quindi, per dirvi, l'artista, musicista, pittore è attento e come la natura e alle stelle. Giovanni Renzo ripropone questo rapporto, lo fa naturalmente con il suo linguaggio, un linguaggio sul quale molti più qualificati di me si sono espressi in termini molto entusiasti, ma lui prende le mosse da una notte cruciale per lo scienziato. Noi abbiamo vissuto per secoli all'ombra di osservazioni condotte ad occhio nudo, dove è vero, si approfittava dei nostri sensi, della vista in particolare, per percepire la realtà cosmica, ma i sensi sono spesso fallaci. Quindi noi abbiamo vissuto per secoli su una eredità errata, clamorosamente ribadita da Aristotele, ma che era in contraddizione netta con la realtà, ma nessuno naturalmente, o meglio qualcuno ci provava, ma faceva una brutta fine a Campo dei Fiori. Il 1 febbraio 1600 Giordano Bruno salì a rogo per aver detto che esistevano altri mondi abitati, per dire, sappiamo che esistono e come, e sicuramente anche Carl Sagan era un sostenitore di questo. Giovanni Renzo ha voluto trasformare
uso questo termine senza nulla togliere all'atto creativo che lui ha compiuto, una notte di svolta, una notte rivoluzionaria, la più importante della storia dell'uomo, quando uno scienziato, un italiano, un astronomo di Pisa, Galileo Galilei, recepita la notizia che in Olanda, o pare ultimamente in Spagna, qualcuno avesse inventato un telescopio, decide che era umiliante servirsene nell'unico modo che tutti avevano fatto, spiare le flotte nemiche. Galileo Galilei alza letteralmente il telescopio dalle faccende terrestri alle vicende celesti. Galileo spalanca, letteralmente frantuma, una conoscenza vecchia di secoli, direi di millenni, e si accorge che improvvisamente, con la complicità, con l'artificio di una lente, l'universo svela un aspetto che è completamente differente. Giovanni Renzo ha ricostruito minuziosamente la notte del 7 gennaio 1610, che nell'esperienza galileiana è la più importante, dal momento che quella notte, non la prima in cui lui osserva, ma è la prima in cui lui effettivamente affonda nella conoscenza scientifica, compie delle scoperte che definire storiche, ribadisco, è ridicolo. Galileo, con la scoperta dei satelliti Medicei, con la scoperta che alcuni batuffoli luminosi sono in realtà delle numerose famiglie di stelle, che la stessa Via Lattea non è una scia di latte, il latte sgorgato da Era, una volta che Eracle osò eccessivamente, diciamo, approfittare di lei, ma una miriade di stelle. Quindi una notte che ha un senso scientifico, è la svolta moderna, l'astronomia diventa astrofisica, diventa scienza moderna in quel preciso. Renzo ha ricostruito al calcolatore naturalmente quella notte con tutti i suoi protagonisti, Giove, la Luna, le Pleiadi che tanto erano care a Galileo e sulle quali aveva avuto modo di fare scoperte importanti, e le ha letteralmente trasformate in musica con un approccio che troverete descritto naturalmente nel film, lasciato ampio spazio alla sua creatività. Perché lui semplicemente, io lo riassumo, Giovanni ha in un certo senso stampato su un pentagramma il cielo di Galileo. Voi capite bene che le stelle si ritrovano quasi in modo naturale a essere dei segni in quel pentagramma e si ritrovano ad essere delle note sospese qua e là, a varie altezze. Ovviamente poi imbrigliate nella creatività di un musicista, queste note acquisiscono anche un senso. E lui mi ha confidato che la prima volta che ha ascoltato quella musica non credeva ai propri orecchi. Ma naturalmente io dico, ascoltare questo brano per me, che di mestiere ho raccolto una modestissima fettina della eredità di Galileo, nel senso che se Galileo non fosse esistito neanche io sarei esistito, sentirne la visione non più fredda e matematica che può darmene un collega, ma che può invece portarmi un artista come Giovanni, mi ha dato una sensazione molto forte. E da lì, e concludo, Giovanni ha preso poi anche lo spunto e il pretesto per allargare la visione. Lui ha, secondo me, compreso molto bene, da appassionato di astronomia, il valore storico di quel 7 gennaio del 1610, ma non ha dimenticato anche le profonde differenze che oggi la conoscenza moderna mette nella mente dell'uomo rispetto all'uomo del barocco, sostanzialmente. Lui arriva addirittura nel suo itinerario musicale a ricostruire, stavolta con il calcolo moderno direi, la frequenza di pulsazione della prima pulsa scoperta nella storia dell'astronomia. Renzo ricorda che esiste un metronomo nell'universo e lui lo introduce, lo rende protagonista, gli concede praticamente un assolo in uno dei brani di Atlas Celestis che voi potrete ascoltare e vedere. Perché concludo ricordandovi che quello di Giovanni è un viaggio immersivo. Infatti io, scrivendo una introduzione alla sua opera per una rivista di astronomia, mi sono trovato, mentre scrivevo tra me e me, a disagio nel dire ascoltatore, perché in realtà Giovanni ha aggiunto l'esperienza visiva all'ascolto. Quindi voi sarete spettatori di questo lavoro, dove il suono in realtà è colonna sonora di un universo che paradossalmente è muto. L'universo è senza suoni, c'è il vuoto assoluto, c'è un atomo ogni centimetro cubo. Un vuoto inimmaginabile, anche l'esplosione più terribile avviene nel più assoluto silenzio. Aver dato musica a quella straordinaria galleria d'arte qual è l'universo, io lo ritengo una straordinaria impresa, e devo dire, al di là dello sforzo, anche l'ottimo livello, l'eccellente capacità
di trasposizione di certe emozioni che l'astronomo prova. Io la ritrovo completamente nel lavoro di Giovanni e sono io che lo ringrazio per avermelo fatto conoscere e ringrazio voi per la pazienza.
signora, questa che viene qui sta un po' soffrendo sicuramente, che lo spazio è modesto, però chi viene poi ci lascia un po' d'anima, no? Un po' di cuore. Adesso volevo, sì, volevo, no, volevo darti questo, spegnere il mio, altrimenti finisce come con Orsetta che faccio la solita gaffe dei microfoni, perché io sono bravo ai microfoni da piccolo. Ero in quell'anno, la mia scuola si chiamava Galileo Galilei, insegnavo lì l'anno scorso, studiassero un po' di più le materie scientifiche, ho voluto che l'anno fosse chiuso da lui, che avevo già conosciuto in un progetto, perché, ripeto, è una traduzione meravigliosa di ciò che noi riteniamo difficile a partire dalla matematica, attraverso la matematica, la fisica, l'astronomia, nella musica, e ho chiesto alle mie studentesse, 7 studentesse, quindi le Pleiadi, quindi tutto quello che prima ha detto il professore, di tradurlo anche in un balletto. Mi dispiace moltissimo che io stasera non abbia portato il DVD di quella sera. La mia proposta è, se lei vuole, facciamo un altro incontro quando le pare e vi porto la testimonianza del fatto che gli studenti della mia scuola, un gruppo di studenti della mia scuola, ha lavorato insieme a Giovanni Renzo, mio carissimo amico, posso dire, spero, su questo, e questo, diciamo, lo dico come testimonianza del fatto che non è vero che le materie difficili come la matematica, la fisica, l'astronomia, poi invece non si possano apprezzare presentandole con traduzioni del genere, di musica, di danza. E chiedo scusa per l'interruzione, no, ma no, mi sembrava doveroso dire. Non bisogna imitare solo i delitti, no, no. E questi assassini ricevono più lettere d'amore di quando ne ricevo io, quindi infatti ero un po'... Ha fatto bene a ricordare un'esperienza dell'altro molto bella anche per me, che vedere un po' anche dei ragazzi che lavoravano su questo progetto, per me è ovviamente una cosa molto gratificante, certo. Con qualcosa di totalmente diverso, anche perché mi piace spaziare tra cose differenti, prendere spunti da tutto, dalla letteratura, dall'astronomia, e tra le altre cose uno dei miei campi di lavoro è il cinema, nel senso che io ho lavorato, ho avuto la fortuna di lavorare alla composizione di colonne sonore, ho avuto anche la fortuna di lavorare con dei grossi registi, però una delle cose che mi diverte di più, devo dire, è musicare dei film muti, dei vecchi film muti, perché lì non ho nessun tipo di imposizione, indicazione da parte di registi, che molto spesso danno delle indicazioni che non sempre sono condivise dai compositori di colonne sonore, anche dai grandi come Morricone. E nei film muti invece decido io quale film fare e che musiche metterci, e quindi non mi può dire niente nessuno, allora mi diverto molto. Allora stasera volevo concludere questo incontro in leggerezza, con una cosa che a me diverte molto, perché vedremo ora sullo schermo due eroi per me della mia formazione, della mia generazione, anche se ormai per fortuna queste cose sono viste anche dai ragazzi. Allora faccio questa breve cosa perché volevo lasciarvi con un sorriso. Grazie. La luce. Buio. Buio. Approfittate. Ecco, come in cinema. Sì, esatto. Buio.
Thank you.